passare. Ancora da Miandes. Salvini, qui di nuovo. Toccato duro da Dani Alves. Dato a Schwarzeiro. Dani Alves. Davide Luiz prova a staccare con difficoltà. La difesa centrale del Brasile. Con troppa sufficienza forse in questa situazione. Riesce però a sbloccare tutto. Giulio Zetta che guarda il rinvio. Fred. Fonda il tempo del via, senza fare l'anticipo allo scarico, recupera De Mano, ancora la cerca, ma non è dietro, fino a Di Matteo, recupera ancora Fred, doppio rimpallo, Salvini. Si fa la squadra di Alves. Oscar. Luis Gustavo, il pressing che è fermo, che esce con il Luis e dà lo spazio a via. Si è stato, Luis Gustavo, colpa mia, battendosi in petto. Abbastanza evidente ogni tanto che rischia tutto, c'è un altro canto, c'è Hulk, sono a posto di schiare i fischi per Hulk che applaudono. Andiamo a dire se è al suo posto. Sì, adesso Oscar chiaramente va in avanti, con Ramirez a suo campo a far coppia con Fernandinho e Luis Gustavo, ora sì che 4-3, Oscar alle spalle di Fred Di Mar. Trovi altre tattiche a cui sarà spesso da Filippo Scolari. Le garanzie chiaramente che tale il giocatore del Cassini, proprio qui sa quanto che possa giocare a centrocampo, inserirsi anche a darsi alla carte. Ciocca, l'altro fratello di me, Mio, Fuguru, Matip. Intanto l'Argentina si lascia o Brasile sta buonando 3-1 con due gol di Neymar nel primo tempo. Neymar, Brasile 3, Camerun 1. Volo, atterraggio morbido, incidente. Da su, io non la so tocco. Non decide che la fa da su. Zinski nella camera, la camera del possesso della faccia cercare di recuperare. Via. Un tipo, grazie, ha toccato la tavola e la regolare si scusa. La pista da Hamburg. Prima che camera. Pressing di Moscou Kudu. Mioma. Gira per Choupo-Moting, serve un attimo, preoccupato ancora di Gnome, con il traversone in mezzo, sua buca, riuscita, fa appena più pesata, Giulio Cesar, che può